Burbe, Trafficus, Caciara, Popolo Negozio, Scippus. Augustus erat Gallia divisa in parte stress, Poppi Poppi Pulcherrima dea, lei era la dea Pompea. Traffico, sfighe, armi, lettighe, notti, sprave, barbare. Ave Cleopatra, quo vadis you? Hello Benur, hello Benur. SPQR toga, SPQR body, SPQR toga, notti imperiali. Rappus, l'impero adesso vuole solo Rappus, col cellulare in biga tutto Rappus, madrone in minigonna fanno Rappus, si balla coi calzari questo Rappus, su Radio Marmo 100 miglia Rappus, e l'uomo ragno mitico fa Rappus, l'imperatore schiavo del suo Rappus, Rappus! SPQR toga, SPQR body, SPQR toga, poppi, 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 poppi. Che formaggi c'è? Formaggio di arino sale, formaggio diretto di capra. Fa vedere quello. Insomma, so capito bene, è una specie di setta. Sì, si chiamano cristiani. Che nome buffo. Viene dal nome del loro capo, un ebreo della Palestina, Jesus Cristo. Mai sentito nominare? È morto una quarantina d'anni fa, però pare che è risorto. Come risorto? Sì, mi hanno spiegato che è salito in cielo perché sto Cristo è figlio di Dio. È il figlio di Giove? No, quel Dio lì, un altro. Però non bisogna parlarne troppo, perché sti pretoriani a sti cristiani non li vedono di buon occhio. Però a me, signor Appio, mi piacciono troppo, mi piacciono moltissimo. Ho capito, ma per poterli conoscere, dove si possono incontrare questi? Io c'ho un indirizzo, però mi raccomando massima segretezza. Una tomba sarò. Appunto, lei deve andare nella tomba di Cecilia Metella. Sottoterra? Sì, vada lì a nome mio e chieda ad un certo Pietro. Pietro, eh? Pietro. Vedesse che bell'uomo, saggio, forte, con una luce negli occhi che ti mette addosso pace e tranquillità. Vabbè, domani ci vado subito. Senta, ma per iscriversi a sto corso di cristiani, quanto bisogna pagare? Niente. Niente? No. Ma allora sono proprio brave persone. Arrivederci. Sapete che vi dico? Che sta religione è gagliardissima! Ma te stai zitta! Perché? Fate un po' come vi pare, ma io da domani mi iscrivo al corso. Tu sei impazzita, c'hai le pigne nel cervello. Lo sai o no che si tratta di una setta segreta? Beh. Se te beccano i pretoriani, finisci sulla croce. Ma quando te beccano quelli encefalitici? A proposito, mi hanno raccontato una barzelletta proprio su di loro. Da morì, da ride. Dai, Ci stanno due pretoriani che se ne vanno alle terme e se vanno a far bagno. Luca, state zitto. Zitto, non è il momento di fare lo spiritoso. Augusta, te lo dico per la prima e l'ultima volta. Lascia perdere sti fanatici religiosi, hai capito? Te lo dico pure io, a me l'ordine non me li dà proprio nessuno. T'ho detto di lascia perdere sti profeti. Pensiamo piuttosto a mangiare, no? Come sei materiale. No, scusa, stavolta c'ha ragione papà, quelli sono matti. Che mangiamo? Ma quale matti? Me pari matto. Quelle gente che ha una visione morale della vita. E poi io mi sono stufata di fare la casalinga e da domani mi voglio realizzare proprio con loro. Ecco. Ma che te va a realizzare che dentro a sta famiglia non sapete far manco una bacchio scottatito? Sto a buttare una cifra al matricianus. Sono venuti i ladri. Hanno sfornato la porta. O Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone. Si sono portati via tutto. I cristalli, argenteria, il vasellame, tutto. Cesare! Cesare, tutti i gioielli! Ma non ce l'avevi alla Cariplus in cassetta di sicurezza? L'avevo ripresi, quando domani sarà la festa del circolo. Ma te pare che la festa dei canottieri con tutti quei cafoni uno se deve ingioiellare? Ma scusa, ce l'hai i gioielli, me li metto! Ce l'avevi, Agu! Non te li metti più! Mannaggia! E vabbè, chi se ne frega, paga l'assicurazione! Ancora? Ma non te lo ricordi come si chiama il nostro agente? Lucio Tefotto! Quello inventerà ogni scusa, ogni cavillo per non darci una fava! Te lo dice un avvocato! E tu gli fai causa? Agu, e basta, basta! Non se lascia la casa senza la schiava dentro! Ma così uno non campa più! E de fuori te scippano, e in banca te fregano tutto, dentro casa pure vengono i ladri, ma come si deve campare? Non lo so, guarda, non lo so, io voglio sapere che cacchio ci siamo andati a fare al ristorante, perché non cucini una volta, cucina! Papà, ma hanno fregato i sordatini! I sordatini! Papà, si sono presi la coppa del
Com'è che in cucina non hanno preso niente? Ma quella è monnezza, questi sono professionisti. Ma mamma, invece a me mi hanno rubato tutti i libri, così non sto più. Abbattenelo. Calma, calma, calma. Bisogna stare calmi e riflettere. In questi casi, che si deve fare? La denuncia ai pretoriani. Esatto, bravo il piccoletto. Il sottoscritto Appio Cesare, abitante in via dei Fori di Saturno, dichiara che rientrando in casa la notte del 14 trovava la casa completamente svaligiata dai ladri mortacci loro. Come mortacci loro? Ha trascritto il commento. E non va bene. E non va bene, no? E lei si astenga da fare commenti così lui non li trascrive. Mi faccia andare avanti. Il danno subito ammonta circa 1.000.000 di sesterzi alla faccia del cacchio. Questo commento non ho fatto. No, lo faccio io, 1.000.000 di sesterzi, scusi. Senta, ma lei questi soldi come li ha guadagnati? E a lei che gli frega? Io sono l'autorità inquirente, inquiro. Ma lei deve inquirire contro i ladri, mica sul derubato. E se lei quei soldi li avesse rubati? Rubati? Oh, io sono principe del foro, un professionista che zibidei. Va bene. Apriremo le indagini. Tutto qui? Tutto qui. Ma se vuoi inquisire, inquisisca, no? Mi faccia altre domande, che ne so, mi chieda qualcosa sulla meccanica del furto. Sì. Quando ha capito che gli avevano rubato tutto, non ha provato un gran giramento dei zibidei? E che domanda è? No, perché a me quando alla stazione mi hanno solato 20 sesterzi mi giravano del brutto, eh. Ma mi chieda altre cose, che ne so, se c'ho dei sospetti. Glielo chiedo? Che c'ha, dei sospetti? Sì. C'ho una mezza idea di chi potrebbe essere mandante. Aglessidra! C'è modo e modo, eh? Chi? Nel palazzo è arrivato un inquilino nuovo, un levantino. E uno che puzza. Non se lava. Potrebbe essere. Insomma, questo fa importux, esportus, forse ricicla, un pezzo da 90. Un omone grosso. Ma no, un poco di buono. Zago. Zago! Prendi nota. Questi sono autentici. Qui noi abbiamo soltanto roba hoc. Sarà, però qui c'è scritto Factus in Neapolis. Beh, una svista. Sono fatte a Neapolis, ma dalla ditta Cucurullo. E beh? Cucurullo, la parola stessa lo dice. Sono antiche famiglie persiane, sa? Rifugiati politici. Sì, ma questo nome Cucurullo... Nome autentico, nome autentico persiano, signora. Vai. Lei pensa? Se lei vuole io ci faccio una bella garanzia e ci scrivo perché il cliente, anche se bestia come lei, ha sempre ragione. Sarà. Ah, Salvatore Pitagora. Colonnello Galì, che cosa è successo? Commissario. Che è successo? Vi chiamate voi Pitagora Salvatore? A come parla? Vi chiamate... E la frase è derito, la devo dire. Vi chiamate voi Pitagora Salvatore? Sì, sono io. In nome della legge? Ti consegno questo, un avviso di garanzia. Oh. Oh. Ma chi sei, il commissario te? No. Chi è il commissario? Lei. E allora consegno io. In nome della legge vi consegno questo, è un avviso di garanzia. Ma che cos'è, una bolletta? È una denuncia penale. Se impicci crede a fare il suo, lei. Ma che cosa avrei fatto io? Siete accusato di furto. Ma ho saputo che l'altra sera al matriciano ci hai portato tua moglie e a me non mi ci porti mai. Vabbè, dammi tregua. Al matriciano mi conoscono, non si può fare. Se invece ci buttiamo a Frascati, non incontriamo nessuno. A Frascati? Ma allora per non essere visti, perché non andiamo a cena a Perugia, all'Aquila? Ma che fai, la spiritosa? No, perché non c'è nulla da ridere. Io ti sto dando gli anni migliori della mia vita. E che cosa ottengo in cambio? La pelliccia di coniglio selvatico. Ma me l'hai comprata? Certo, Cesare Appio quando prende un impegno lo mantiene. Tesoro, sei meraviglioso. Sai che ti sta proprio bene, te la meriti. Anche se per comprartela mi sono svenato. Ma quanto hai speso? È un regalo, Poppy. Non si dice. Comunque la cifra. 5.000. Sali, sali. 10.000. De più, Poppea, de più. 15.000. So se mi spiego. Sono un bel carciofone, di la verità. Cesarino, ti amo. Sei l'uomo più sexus, più affascinante, più gaiardo di Roma. Tu lo sai perché mi piaci, Poppy? Perché non si paraventa per niente. Esatto. Io sono una ragazza di provincia, ingenua e sempliciotta. E sono stata molto fortunata ad aver incontrato te. Chi è? Ispide, c'è l'avvocato? Iside, non lo so. Come non lo so? Dipende. Mo vado a chiedergli se c'è sta. Vai, per favore, spiccile, per favore. Gli devo parlare. Oh, avvocato.
Scusi, Pitagora, il mio abbigliamento. Stavo a darmi una sciacquatina. Senta, avvocato, sono disperato. Mi è arrivato a me sto coso qua. Che? Vediamo un po'. Procura di Roma. Questo è un avviso di garanzia. Senta, avvocato, guarda, adesso io davanti a tutti, vabbè che siamo noi due soli, la nomino mio avvocato personale. Scusi, ma lei questa denuncia l'ha letta? No, non l'ho letta, non ci capisco niente, però quello che me l'ha dato ha detto che c'è uno, io non lo conosco a questo, che mi denuncia per furto a me. Senta, Pita, io in questo momento sono tanto impegnato, non lo so se posso difenderla, veramente. Ma guardi che io sono innocente, eh? Io voglio essere scagionato da questa accusa infamante. Infamante? Dai, è un'accusetta. L'altro ci sembra un'accusetta, ma io sono un imprenditore, io ho una rispettabilità da difendere. Ma che gli frega? Scusi, avvocato, se io sarei... Fossi. Se io sarei... Fossi. Fossi, non è sicuro. Se io sarei io a denunciare lei che suo figlio usa la drogaina, che sua moglie ci fa i corni, per dire, uno su mille... Pitagora, lasci perdere mia moglie e i ragazzini. Lei si arrabbierebbe, infatti io per questo voglio i danni da quel cornutone. Pitagora, lasci perdere mia moglie. Ma non sto parlando di lei, sto parlando di quel cornutone che mi ha denunciato. Ah, già, già, cornutone. Ma lei lo sa chi è sto cornutone? No, non lo so, ma sicuramente è scritto lì, controlliamo. E che controlliamo a fa'? Perché io voglio 1.000.000 di sestezze di danni, 500.000 glieli do a lei. Capirai, sai che guadagno. Io comunque ci rimetto 500.000 sesterzi. Ma perché ci rimette? No, sa, le spese, i marchi da bollo, i ciceroni, i marchette, i marchettari. Oggi una causa si sa quando comincia e poi lo sa Giove quando finisce. Ma pago tutto io, pago tutto. Legga, legga. Devo leggere? Sì, sì, legga. Vabbè. In data... di fronte al commissario Calì, buono quello, un cittadino romano dice che Pitagora Salvatore potrebbe... Potrebbe, Pitagora. Potrebbe, quindi imperativo congiuntivo futuro, per dire. Vabbè, potrebbe avere compiuto un furto in un appartamento... In un appartamento... Guarda che faccia tosta. Io dove l'avrei fatto io questo furto? Vabbè, in particolare marginale, Pitagora. Marginale? Dove l'ho fatto sto furto? Lo legge? Legga. Appartamento in via del Tempio di Saturno numero 12. Dove rimane? Via del Tempio di Saturno 12. Qui. Ma che è lei che ha subito un furto? No, no, io. Legga all'interno. 4. 4? Ma è casa sua? Ma perché lei ha subito un furto, forse? Io? Oh, e mo che ci penso? Sì. E io avrei rubato in casa del mio avvocato. Ma noi a questo lo incastriamo. Dice? Eh certo, avvocato, basta che lei testimonia che non posso essere stato io. Allora, leggiamo il nome dell'infamone, dai, leggiamo. Pita, per piacere, me lo dà un bacio. Dopo un serato interrogatorio, sì. Il cittadino, no? Come? O missis. No, come no, si no. Chiama? O missis. O missis si chiama? No, non si chiama o missis, sono cose legali, Pita. Rivelava che il Pitagora aveva modi e comportamenti in stile losco e quindi poteva essere responsabile dell'azione criminosa. Ma io non ho capito il nome. Se legge male, dai. Rilegga. Rileggo. Cepio. 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 E che nome è Cepio? Io non ho mai sentito dire uno che si chiama Cepio. Ma lo fa vedere a me, no, per favore. È latino, non capisci. Cesare Appio. Oh, c'ha il nome uguale a lei. Guarda tu che coincidenza. Avvocato. Mi guardi nelle palle degli occhi? Beh. Non è che questo Cesare Appio col nome uguale a lei è proprio lei? Boh. Cesare Appio, abitante in via del Tempio di Saturno 12 interno 4, è lei che mi ha denunciato? Sì, so io il sottoscritto! Ah! Pitagora Salvatore, abitante in via del Tempio di Saturno 12 interno 3, io l'ho denunciata perché lei non me la conta giusta! Ma sì! Ah no, ma si è mai visto lo specchio? Si è visto lei! Pelle olivastra, accento l'occhio, lei non mi convince, Pita, lei sa dei naso! Uomo dei mille volte, vile, vigliacco, virile, codardo, e io che l'avevo scelto come mio avvocato! Puzzolente, se ne trovi un altro! Vuole la guerra sarà, avvocato dei miei calzari! E se le chiedo scusa? Me ne fotto! Voglio 1.000.000 di sesterzi per danni! Ma che fate? Ma che vi state facendo con la lingua? Sia calmo, sor Pitagora, non è come crede lei. Sua figlia ci aveva mar de denti, è vero? E mi ha detto di controllare, controllate, è sanissima. Oh, senti, che mi vuoi prendere per i fornelli, eh? Te lo rompo io i denti a te, forza, smamma, vai, via, via, via. Dove vai? Il portone è di sotto, dai. Vedo lì. Papà, lui abita qui accanto. Come qui accanto? È Mario, il figlio.
figlio dell'avvocato Appio. Ah già, è il figlio del cornutone, ti proibisco di vederlo e soprattutto di baciarlo. Papà, guarda che io ho fatto 18 anni. E io ce n'ho 40 e ti tengo chiusa in casa, va bene? Papà, ma qui siamo a Roma, questa è una città moderna, non siamo in Sicilia. Questa è una città di cornute e di figli di cornute. Trasso subito, papà, 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 trasso. Come l'era il segno in schedina di Florenzia Medolanum? Due fisso? O bischero l'abbiamo massacrati, diavoletti! Ah, Cencio, ma che me ne frega a me del Florenzia? Tanto quando venite all'Olympicus, ve sfonnamo. Per forza, voi romanisti avete tutti gli arbitri belli e comprati. Di che? Perché non mi dire che gli arbitri non subiscono la sudditanza psicologica della squadra dell'imperatore? Ma mica è colpa mia se noi a Roma come presidente abbiamo l'imperatore, mentre voi avete Vittorinus Cecchigoris, un ex impresario teatrale. Bravo, Vittorio. Ah, ben alzato, futuro avvocato. Lasciamo aperte, Cencio. Ah, certo che voi due siete due studenti modello, Dell'università non vi sapete nemmeno l'indirizzo. Vi state tutti il giorno qui a rompere le scatole alla mia clientela. La clientela? Sì. Quando sta? È nascosta. Se qui non venissimo io e Mario, dovresti appendere un cartello con su scritto chiuso per noia. Fabrizio, Stone Creed. Che è successo? La svedese ti ha mandato in bianco? No, mi ci ha mandato il padre, non sai che pezzi mi ha fatto ieri sera. Ma attento che i levantini mozzicano. Pensa che ieri sera io e Concetta volevamo fidanzarci, capito? Oh, si chiama Concetta e mica Ursula. E dai, Fabri, a me Concetta mi piace sul serio. Sai che ha fatto quel deficiente di mio padre? Ha litigato con Pitagora Senior, è successo di tutto. E così niente, il padre di Concetta non la fa più uscire. E io denunciamo a Soccorso Azzurro. Io se non la vedo, do di matto. Mario, ma allora è una cosa seria. Serissima. Ieri sera ti avevo scritto una lettera. E che problema c'è? Ci pensa Fabrizio tu a recapitare il messaggio. Cencio, da oggi hai un nuovo garzone. Ragazzi, non mi mettete nei casini, eh. Stai tranquillo, non ti chiedo lo stipendio. Però la parannanza me la presti. Se solo per quella. Ma io niente ho ordinato. È passato stamattina a suo marito e ho ordinato 7 brocche di latte. 7 brocche di latte? Che cosa curiosa. E l'hai anche pagata, suo marito è preciso come un tedesco. Totò non tedesco? Va bene, va, entra. Mettilo in cucina. Permesso. Mo. Ah, buongiorno, signora Pitagora. Ah, io a lei non la saluto. Vabbè, allora io vado in cucina, eh. E perché? Lei lo sa benissimo perché. Suo marito ha messo nei guai il mio poverino. Ora fra di noi c'è la faida. Sì, e guerre puniche, no, non faccia così, dai. Queste sono liti di condominio, è un classico. Mio marito niente rubò. Ma lo so benissimo, è quello sciagurato di Cesare che vede congiure dappertutto. Ma poi noi due che cosa c'entriamo? Niente, lei mi sta pure simpatica. Grazie, veramente anche lei mi è simpaticona. Io a lei l'ammiro. Grazie, purtroppo noi donne siamo vittime dei nostri mariti. E che mi dice a me? Mio marito un padre pacione. Perché il mio è meglio? Solo che faccio come dice mio figlio, non mi filo di pezza. Che spiritosa! Faccio la vittima, però dopo mi organizzo per sentirmi più libera, per evadere, per sentirmi mia. Magari potessi sentirmi sua anch'io. Sua di chi? Mia? No, mia come a lei. Ah, e se vuole ci possiamo organizzare per sentirci nostre. Ha mai sentito parlare di cristiani? Non mi sembra. Che cos'è un gruppo folcloristico? Sì, è popolare. No, no, venga, venga, venga. No, è una nuova religione. Praticamente è una cosa segretissima perché sta andando fortissimo adesso. Io questa sera devo andare alla prima lezione. Se vuole venire con me? Veramente? Mi ci botta? Sì, se vuole venire mi accompagna. Anzi, spiego anche di cosa si tratta. Donna Augusta. Sì. Pendo dalle sue labbra. Io casco però. Mario mi ha dato questa lettera per te. Mi scrisse. Eh sì, siccome sei murata viva in casa, ti ha mandato questa. Oh, però non te fa beccata tuo padre, sennò qui lo medaglia le mani pure a me. Amore mio, come romantico. Stanotte non ho dormito pensando a te. A letto ripensato alla tua voce chiara. Che dava al nostro gruppo qualcosa in più. Ma che già l'hai letta? No, è una canzone di Morandus, canzoni stonate. Hai capito quel paravento da amico mio? Come istruito. Per fortuna, quando tu sei qui con me, questa stanza non ha più pareti. Pareti, ma alberi. Mina, un classico della Repubblica anni 60. Concettina, che cosa stai facendo, Gioia? Sto studiando. Che cosa? Una poesia. Alberi infiniti, quando tu sei vicino a me. Questo soffitto viola, no, non esiste più. Che bella! Chi l'ha scritta? Veramente non ricordo. Il famoso poeta Mario Paraventus. Paraventus? Sì, sì, fu un poeta prodigio. Bravo!
Lo vedo come sei ignorante, mamma. Ora il garzone del lattaio conosce la letteratura. E che tu sei una somarella. No, signora, siccome è lavoro, studio per corrispondenza. Vabbè, io vado, signor principale Mistrilla. Tieni, queste sono per te. Te le sei proprio meritate. Tu sì che sei un bravo ragazzo. Grazie, signora. Ehi! Ehi! Guardate cosa inventai! Che cos'è questo macchingegno? Non lo so, ma io pensavo a qualche cosa per parlare a distanza. No, no, ma perché per passare voi tempo non vi fate una bella passeggiata nei giardinetti? No, no, perché io sono sicuro che con questo oggetto è possibile. Io l'ho sognato. Uno si siede, alza questo che, come si chiama, non lo so, e sente, per esempio, parlare, non so, Salvatore dal magazzino. E io ci rispondo. Salvatore, sono Pitagora, Pitagora. Ma che cosa dite? Ma qua nemmeno urlando si riesce a parlare questo coso. Ma c'hai ragione, perché mi manca sempre qualche cosa a me. Mi manca il filo, forse, per la voce a distanza. Telefonè! Che brutta stai la vecchiaia. Amonin, va? Che giornate massacranti. Clienti che non pagano, sta città che non schifo, non si gira da nessuna parte. C'ho pure i piedi che me bollono. Ciao ragazzi. Ciao papà. Buonasera avvocato. Si sbrighi che se non si raffredda. Ma che fate? Stasera mangiate in cucina? Vabbè, contenti voi. Dove sta la mamma? Oh, ho fatto una domanda. La mamma dov'è? È uscita. E dove è andata? Ma che succede stasera? Iside, dove sta la signora? Io non mi impiccio. Iside, rispondi! Tua moglie e marito non ci metto il dito. Se non parli io te lo taglio quel dito. Che ne so dove è andata? Chiedili ai signorini. Ragazzi, ditemi dove sta vostra madre prima che diventi manesco. È andata a lezione. Di che? Del cristianesimo. Ma è matta, gliel'avevo proibito. Ammazza Luca, sei proprio un infame. Mamma ti ha dato 10 sterzi per state zitto. Lo so, ma quando mangio non mi vado a agitarmi, sta a fa un casino questo. Faccio casino perché è pericoloso andare in giro con quei matti. E mi fa specie di te che sei più grande e che dovresti ragionare. Perché non gli hai detto niente a mamma? Perché lui da mamma ci ha preso 26 sterzi. Ma che famiglia c'ho? Tutti prezzolati. Vabbè, ho capito. Offro 50 sesterzi. Dove sta? Alle catacombe di Cecilia Mirella. Ammazza, siete peggio dei pentiti, oh. Eccola, va, tornata. Mario, segno. Moglie, ne dico 4. A quest'ora ti presenti, cretina? Dov'è mia moglie? E a me me lo chiede. Mia figlia Concetta mi ha detto che è qui con sua moglie, forse la tiri fuori, la esca che gli devo parlare, forza. Ma che cosa crede, che mi diverto a nascondere sua moglie nell'armadio? Senta, avvocatuncolo, io già a lei l'ho denunciato una prima volta, la devo denunciare di nuovo per sequestro di persona? Senti chi parla, tiene la figlia reclusa a pane e acqua. Senta, te non è che tu togli una moffa, dov'è mia moglie? Non lo so, però se sta con la mia, forse è alle catacombe di Cecilia Metella. E a fare che cosa? Lezione di cristianesimo. Ma che è pazza? Ma è pericolosissimo, è contro legge. E a me me lo dice, infatti stavo uscendo per andare a cercare quella cretina. Vengo pure io, dove sono sti catacombe? Sottoterra. Andiamo. Andiamo. Esco prima io? Va, esca con... Esca prima lei. No, esca prima lei. Mi tocca, ma tocca. Regà, l'orco è nato. Vado dall'amore mio. Io vado alla mezzanetta e sarà Giochi. Senti, se qualcuno mi cerca, io sto da Flavia, mi raccomando. No, tu aspetti un po'. Mo Marco Seneca si chiama Flavia? Fatta affari tua, sei un'impicciona. No, sei una bugiarda tu. Ma tutti i matti sti romani. Manco li cani. Ehi, ehi. Oh, mamma mia, che posto strano. Avvocato, ma è sicuro che queste legatombe dove fanno... La catacomba. Dove fanno la lezione, qui? Sì, così mi hanno detto. Ma che posto. Ma questo qua, queste cristiane che fanno? Vivono sottoterra come i topi. Sono clandestini. Ma io non ci entro qua, io ho paura. E soffre di claustrofobia? No, no, io ho il sangue buono. Non ho detto anemia, pita, ho detto claustrofobia. Che è un termine greco. Vogliamo andare a cercare il signore, sì o no? No, ma prima entra lei, poi entro io. Le copro le spalle. Passa lei avanti. Calma, non spinga. Il signore moltiplica il pane, redime le colpe dei colpevoli, fa risuscitare i morti e ci conduce alla vita eterna. Oh Dio, ti prego, sii tollerante con noi. Che t'avevo detto, è fortissimo, roba da brividi.
Sì, sì, io sono emozionatissima. Mi sento più buona. Ma Gesù è il massimo. Quando comincerete a credere sentirete una pace dentro. Vedete una luce bellissima. Una roba da sbomballamento cosmico. Io già mi sento sbomballata. Ammazza, pure io. Sentite che pace, che vibrazioni, un silenzio stellare. Damoce, stanno arrivando i pretoriani! Oh, oh, non la spingi! Mi era sembrato di sentire delle voci, ma qui non c'è nessuno. Per fortuna c'è un po' di luce. Ma che c'entra? Avvocato, ma questo che cos'è? Non tocchi niente, non si sa mai, eh? Perché è superstizioso? Da morì. Fermi tutti! In nome della legge vi dichiaro in arresto! Calma, ragazzi, c'è un equivoco. Allora lo racconterete al giudice, vero Zago? Che c'è? Con Seneca stiamo in una botte di ferro. Speriamo. Avvocato, ha qualcosa da aggiungere in favore dei due imputati? Mi rimetto alla clemenza della corte. Avvocato, questa sarebbe un'orazione difensiva? Io fo l'avvocato d'ufficio, mica so Cicerone. No, bene. Vabbè, senti Giulio, mi difendo da solo. Imputato Appio, come si permette di chiamarmi Giulio? Perché ti chiami così? Siamo amici. Siamo amici al ristorante. Qui siamo in un'aula di tribunale, io sono giudice, voi gli imputati. Di conseguenza tenere le distanze. Onorabile giudice Seneca, vorrei avere la facoltà di difendermi da solo. Facoltà bocciata. Perché? Perché siete stati colti in flagranza di reato. Non ci sono dubbi sulla vostra colpevolezza. L'avevo presi col sorcio in bocca. Oh, e basta, sei monotono. Imputato Appio, attenzione che io la posso denunciare per oltraggio a pubblico ufficiale. Giudice, permette una parolina in privato? Cosa c'è ancora? Ma dai Giulio, non fare il pirlone, no? Ma ti pare che io e Pitagora siamo cristiani? Tu mi conosci bene, no? Sono un putanier con toi. E allora? Lasciaci andare su, fammola finita. Sta diventando una cosa pesante. Bene, è tutto? No. Stasera ti invito a cena al Matricianus, eh? Ho incontrato una, c'ha due timballi così. Mm? Tranquillo, l'ho convinto. Il nome del popolo romano, visti gli articoli 456 e 467 bis del codice di procedura penale, gli imputati Appio Cesare e Pitagora Salvatore sono dichiarati colpevoli del reato di sovversione contro la religione di Stato. Quindi questo tribunale li condanna a 10 anni di reclusione nel carcere Mamertino e dalla confisca dei beni. Sono inoltre da scartare le attenuanti generiche e tutti i ricorsi e gli appelli. La sentenza è immediatamente esecutiva. Ma li mortacci tua. All'imputato Appio Cesare saranno aumentati 2 anni di prigione per oltraggio alla corte. Che testa di minchia. Come sopra. Anche l'imputato Pitagora Salvatore 2 anni in più. No. Mi chieda scusi, Giulio. Io mi rivolgevo a questo qua. Mi rivolgevo. A quale qua? A cannone l'ha messo. Ehi, cannone, gli ho messo a posto. Cammino. Non spingere, non siamo mica ladri noi. Zitto, eh? Picciotto. Sta parlando tra me e me. T'ho detto di star zitto, sennò ti sbatti l'isolamento. Incredibile. Tutta colpa di quella critica di sua moglie. È vero, sono d'accordo con lei. Oh, e che vuole? Chiudi. Questa è l'ultima residenza. Cristiani. Gesù, che tragedia. Ma è piantala questo Gesù. È veramente suo figlio? Ha ragione, donna Augusta, a me non mi sembra proprio il caso. Ma che ci stavano a fare loro dentro la catacomba? Papà era venuto a cercare a te. A cercare me? E che ne sapeva che io stavo lì? Non doveva essere un segreto? No, signora. Io non ho spifferato niente. Io mi faccio affari miei. Birbaccioni, adesso lo dite voi alla signora chi ha fatto la spia. Chi ha parlato? Lui. Ma ti rendi conto di quello che hai combinato? Ah, mamma, è colpa mia. Sei tu che c'hai le fregole mistiche. Anche tu, mamma, come io mi meraviglio di te. Tu che hai sempre creduto a Divinuzza Minerva. Me lo vuoi spiegare che ci vai a fare nelle catacombe alla tua età? Alla mia età? Ma che ne sai tu di me? Io mi volevo realizzare, come la signora Appio. Va bene? E no che non va bene.
Per realizzarvi avete mandato in galera due poveri innocenti, eh. Se arrestavano a me parlavo, denunciavo mamma e ciccia. Mio marito è un uomo d'onore, non bella. E il mio parla pure troppo. Si vede che non gli credono. Vabbè, comunque non possiamo stare qui senza fare niente. Dobbiamo trovare un modo per tirarli fuori. Chi è il giudice che l'ha condannati? Il giudice Seneca, il padre di Marco. Che vi guardate tutti? Alessia, se mi ricordo bene, tu a questo Marco non l'avevi baciato? A voglia se l'ha baciato. E beh? Tu adesso torni dal giovane Seneca e gli dici tutte le cose come stanno. Così fai in modo che il padre metta una buona parola per far uscire papà dal carcere. E così esce anche mio padre. Vabbè, però se ci riesco, voglio la mini tunica di Versacius. Prendere o lasciare? Aggiudicata. E io ti faccio avere pure una bella blusa di Valentinos. Mamma, e se ci riesco, voglio pure tornare a mezzanotte il sabato sera dalla discoteca. Pure il venerdì lo puoi fare. Però mi raccomando, adesso siamo nelle tue mani, eh. Non ci deludere. C'era lì con le vestito di bianco, gli ho mollato una sletta, tiravo giù un cavallo. Scusa Marco, ti posso parlare un attimo? Io tua sorella non l'ho mai toccata neanche con un dito, giuro. No, ma che hai capito? Te volevo dire che mi sei simpatico, ma simpatico, simpatico, eh? Che te dovevi, simpatico? Marco Seneca, sei un mito! Ciao, Fusto. Uè, sbarbata! Io ti volevo dire che sei proprio il meglio figo del bigonzo. In che senso? Ma fisicamente sei un Adone, misure perfette. E poi anche intellettualmente, sei proprio intelligente. Lo so, sono molto pregiato, eh? Io quando penso a te mi sento tutti i brividi addosso. Suscita ingordigia? Marco, stasera mi ci porti, Alex? Stasera? Ma tu non puoi uscire la sera. E chi te l'ha detto? Tua madre. No, io con mamma so parlare e lei è d'accordo. Davvero? Ma a che ora puoi tornare? Beh, lo decido io. Secondo la serata. E molto, dipende anche da te. Cioè, vuol dire che la serata potrebbe finire anche, tipo, a casa mia? In camera tua. La vacca, che libidine! Ma tuo padre cosa dice? Niente, papà non dice niente. Povero papà. Perché? Cosa che gli è successo? Niente, poveraccio. Ma sta male? No, peggio. Non sarà mica morto. No, Marco, però c'è bisogno di qualcuno che lo salva. Alessia, dai, dimmi cos'è che è successo. È che papà è stato arrestato e adesso sta in carcere. Lo sai che è stato a condannarlo tuo padre? Il papi? Sì, Marco, però ti prego, è stato solo un errore giudiziario. Tu devi parlare con tuo padre, gli devi dire che devi far uscire papà dal carcere, ti prego. Non posso. Ma fallo per me, che ti amo. No, e non è che... è proprio non è possibile. Ma certo che sei proprio antipatico, eh? Io sto qua a tirarti la cazzetta e tu nicchi. Ho capito, ma il papi mi ha preso a calci nel sedere. E perché? No, ieri sera stavo tornando a casa, avevo bevuto un po' troppo e ho capottato la bighetta. Ma proprio ieri sera dovevi capottare? Sì, ma guarda lì che danno, oh, ci sono detto 2000 sesterzi. Il papi è infuriato come un'aquila, ha detto che non mi vuol più parlare. E ci credo, manco io ti voglio più parlare, sei proprio un carciofone. Adesso sedetevi, potete parlare. Hai preso anche un carcio? Cosa c'è? Amore, ti ho portato un'arancia. Sei proprio cretina. Lo so, fu un colpo di testa. Perdonami, do tonno. Ma sarai scema. C'hai ragione. Io c'ho sempre ragione. Te l'avevo detto di non metterti con quei matti fanatici. Ma stavo da sola e poi ero depressa. E poi te a casa non ci stai mai. E mo ci starò per altri 10 anni. Non mi dico così, eh? Che se non torni a casa io mi ammazzo. E allora fa qualcosa. Chiedi utenza all'imperatore, ottieni la grazia, buttati per terra, strappati i capelli. Gioia, ti trattano bene? Gesù! Che hai detto? No, niente, mi è scappato. Zeus disse, Zeus. Signora Appa, lei mi ha rovinato mia moglie, mi ha rovinato. Ma che stai a dire? Guarda che maggiorenne, sapeva benissimo cosa andava a fare. Sarà maggiorenne, a me mi pare un'altra grandissima scena. Ah. Ma come si permette? Ma Salvatore, ma che fai? Ma così ti fai insultare a tua moglie? Senti, mia moglie sarà scema, perché è scema. Ma sua moglie è più scema ancora, va bene? Oh, bada come parla, capito? Che è successo? Mi sono distratto. No, niente, ti è arrivato un bagno. Ma signora, ma che fa? Che esce munita? Ma che fa? Ci mette le mani addosso a mio marito? E certo, in capo. Ehi! Hey. Borino e Zaudo, c'è lei! Oh, oh! Ma che? Ma che? Ma come si fa? Ma che? 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 Lascia fare i malandrini, vengo un mese a pane e acqua. Io le la dovrei ammazzare. E perché non ci prova? Oh, fa la vita che sta a star lì. Calma, calma, che? Scusi, ma io e il signore ci abbiamo un conto in sospeso. Oh, qui in voglio rottura dei coglioni, sì no, per sforno. Chi siete voi?
Che se ne dà la banda da Maiana? No, dottore, io sono siciliano. Ah, sei siciliano? Sì, sì. Allora mi piace, sei uno forte. Tanto piacere. E tu? Io? No, io non sto con nessuno perché sono un gran fiore della buona donna. Comunque, benvenuto in galera. Grazie. Io mi chiamo Romolo. Amici, sor Puzzone. Piacere. Datemi qualche notizia delle fuori. Marcaccola, che fa? Il caccola? Si scaccola. Annaggia, sto siciliano troppo forte. Che soprannome c'hai? Chi io? Il cornutone. Il cornutone. Ma che c'ha la moglie mignotta? No, parlava di sua moglie, parlava. A me invece mi chiamano Erboglione, perché quando mi fanno arrabbiare, io taglio la testa. Guarda che non mi fai paura. No. Boni, non ve menate, che qui se no ce ne viene il pane. Qui il pane è tutto, il pane è importante, importantissimo. Il pane qua ci serve come pane. Ah, grazie, me ne dai un po', a me che c'ho fame, signor Puzzola. Ma che, dura come il ferro? Ma fermiti, infatti c'è il ferro qua dentro. Questa va a portare a mia moglie. Pevate stanotte se davo dal gabbio. Fama a grande fuga. Ciao, Cuzzo. A voi, Cianci, a chi non muore si rivede. Ma chi ti sei portato dietro? Sono due amici miei, sono due tosti, voglio far entrare una banda. Ce l'avete una scala, scusi? Ma chi sono questi due carcioni? Oh, fa vedere da muovere, se no ve lascia il gabbio. E namo. Ammazza che empatia di questi. Uno, due e tre. Ah, sei botta. Ci eravate cascati, eh? Io sono il boione e lui è il cornutone. Namo con sto caretto, forza va. Che c'è scritto sul giornale? L'avvocato è scappato di prigione. Fuga dal carcere Mamertino. Due prigionieri cristiani, l'avvocato Cesare Appio e il commerciante Salvatore Pitagora scappano nottetempo insieme al famoso bandito Proiettis Romolo, detto il Puzzone. Troppo forte, papà. Sta zitto. È in corso una massiccia operazione delle centurie speciali per catturare i tre pericolosi criminali. Fermi tutti, che è? Bloccate le uscite, vieni là gli altri con me. Oh, ma che cercate a casa mia, che volete? Dobbiamo da fare un sopralluogo per controllare se per caso l'evaso fosse ritornato al suo ovile. Ma che è, l'evaso è una pecora? Certo che sti pretoriani sono proprio come nelle barzellette. Commissario, qua non c'è nessuno, eh? Scusate, ma vi pare che uno che scappa da prigione torna a dormire a casa sua? Sì, in effetti non è che la creatura ci abbia tutti i torti. Appunto. Dico, non lo so, questa mi pare una perquisizione. Da ridere. Fa sempre queste figure da dilettante, mi fate fare. Fuori! Perquisita tutta la città! Andiamo. Signora. Sì? Mi dispiace di averla disturbata per niente. Il nostro è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Comunque, se in del caso suo marito si... perché? Se in del caso suo marito si facesse vivo, mi facci sapere. Sì. È chiaro? Andiamo! Ma che sono usciti già tutti? Ma come abbiamo fatto a conquistare mezzo mondo? Ragazzi, dobbiamo trovare papà. Prima che lo trovano i pretoriani. Sì, e quelli quando lo trovano? Mamma, conosco bene bene uno alla sala corse che è amico degli peggio ladri di Roma. Lo conosci te, eh? Se vuoi aiutare. Ma quella roba mia? I vasi della zia Cornelia. La coppa del torneo di calcetto di Mario. Buongiorno. Pitagora, lo sa dove siamo capitati? Nel magazzino dei ladri che hanno rubato a casa mia. Ha visto che non sono stato io a rubare, mi ha detto che ero stato io. C'è tutta la refurtiva al completo. Purtroppo non possiamo avvisare i pretoriani. Che è una bestia. Buongiorno, Riga. Buongiorno, signor Puzzone. Ben alzato, Puzzone. Mazza, mi sono fatto una dormita, una vita che dormivo così. Senti un po' una cosa, ma qui dove siamo? La cantina del Cianci, che è un posto sicurissimo. Ah, allora è stato il Cianci? A fa chi? A rubare sta roba. Non vedi questo, ma ti credo che è stato il Cianci, che quello ruba, fa l'altro.
Ma che te pensai che per campanare il cicoria? Anzio, qua c'è un cicà, ben arrivato. Bella libertà, eh? Belli sti vasi, eh? Ma insomma, ho fregato a casa di un avvocato, ho fatto una fatica per buttare giù la porta, che mi credo di trovare, invece solo robetta. Ah, robetta a par de palle, c'erano pure gioielli da signora. Farsi, gli smeraldi erano quelli di bottiglia. Come farsi? Ho fatto stimare molte di pietà, mi hanno dato 300 sesterzi. Ma se io ho pagato 3.000? Ah, boh, io, ma che ne sa che dentro casa d'avvocato ci stavano sti gioielli? Che ne so perché aiuto. Sa che, dottor Ciancico, è che noi siamo andati in questo appartamento che ci ha fatto una soffiata erfogna, ci abbiamo dovuto dare 3.000 sesterzi, giusto? Giusto. Siamo andati là, abbiamo visto, non c'era niente da rubare, ce ne siamo tornati indietro. Certo, per noi è proprio... Capito? Esatto. Avvocato c'ha proprio le pezze al culo. Ma voi sapete che nuovo c'è? Che mo come se so calmate l'acqua, c'è un corpetto da farvi fa, così vi fate un po' di sordi e ripiate fiato. E dove? Lo stesso palazzo dove l'ho castigato l'avvocato. C'è un cafone arricchito che è appena arrivato dalla Sicilia. No. È conterraneo tuo, picciotto. Lo famo nero. No, ma io non rubo le siciliane perché è più forte di me. Non mi viene, non ho il stimolo di rubare ai siciliani. Vabbè, ma quello è cafone. Ma che sa di, io sono romana, romani rubano, vedi questo. Puro io. E tu, boio? Io godo di più a rubare ancora nudone siciliano. Oh, sta bene a Max. Allora, Max, come andare alla terza corsa? Terza corsa. Partiti. Sulla prima curva Annibale prende facilmente la testa seguito da Silla, Gracco a Novarus e Soldatinus. Nella dirittura opposta alle tribune Annibale si fa riprendere e adesso Silla, Gracco a Novarus e Soldatinus affrontano quasi appaiati l'ultima curva. Soldatinus cavalca gli avversari presentandosi solo in dirittura. Siamo a pochi metri dal traguardo, Soldatinus non ha più rivali. Ma incredibile, Soldatinus va a rottura prolungata e viene squalificato. Vince Silla, secondo Gracco a Novarus, terzo Annibale. Ammassa che iella. Mi tocca andare a far levare malocchio. Ma non uscivi mai. Ciao Capannellus, allora che si dice? E che si dice? So piatto come una sogliola. Senti, vuoi guadagnare 100 sesterzi belli freschi freschi? Magari, c'ho un cavallo alla quinta per Napoli se che un po' perde. Senti, però prima mi devi dare un'informazione. Che conosci uno che si fa chiamare il Puzzone? De Angisi Romolo, lo conosco sì. È il cognato della cugina della bisocera. Ma vedi che significa essere imparentati con la gente giusta? Sì, tiè, mo lo devi trovare. Già trovato. Ma giochi sti 100 sesterzi. E tu chi sei? Sono il figlio dell'evaso. E che vuoi? È scappato insieme al Puzzone. Ma che è il boione? Veramente il nome d'arte di mio padre non lo so, però stava insieme a un siciliano. È cornutone? Sì, cioè da civile fa Pitagora, però un po' cornuto lo è. E chi ti ha detto che stanno qua? Capannellus. Ah, e come... A casa come state? Beh, un po' preoccupate. E i miei? Preoccupatissimi. Si sa, voi del sud siete più emotivi. Mia figlia Concetta che fa? Piange. Piange come? Normale? Piange e io la consolo. Cerca di non consolarla troppo, sennò ti taglio in mano, va bene? Ah, vuoi non t'arrabbiare che sennò te passa la fame. Mi sa che a casa non ci torneremo tanto facilmente. E no, c'è mezzo esercito in giro che vi cerca. Scappiamo, andiamo all'estero. No, io all'estero non ci vado. Ne conosco, mi intristisco. Mi manca la cucina di casa, per carità. Possiamo fare che ci cambiamo la faccia, ci facciamo la plastica, ci facciamo il leasing e non ci riconosco. Ma se io ho paura pure del dentista. Sì, mo mi faccio cambiare la faccia. C'è un'idea, Vitaco, un'idea. Mario, c'è solo una possibilità. Tu devi andare in ufficio da me e parlare con Poppea. E che può fare una segretaria? Molto, molto. Dille di vendersi la pelliccia di coniglio selvatico. Ma che Poppea c'ha una pelliccia? Sì, non fare domande. Io so che Poppea c'ha una pelliccia. Allora se c'ha la pelliccia c'è pure un vecchio che gliela compra. Magari tanto vecchio non è. Comunque, la pelliccia vale 5.000 sesterzi, eh? Tu dille di andare con i soldi dal giudice Seneca e di dargli l'incambio della grazia per noi due. Questa corruzione? Sì, ma pure che rifiuta, noi che ce ne frega, scusi. Abbiamo già beccato 12 anni, più 4 per evasione, vuol dire che invece di 16 se ne famo 20. Ma poi Seneca gli prende i soldi, la voglia si riprende. No, no e no, io la mia pelliccia non la do via, basta. Ma che te frega, Poppè, sei buona, vedrai che chi te l'ha regalata te ne fa un'altra. Eh sì,
perché voi non lo conoscete chi me l'ha regalata. Una fatica, ha le mani come due tenaglie, chiuse. Se conosco il genere, tipo tuo padre. Ecco, esatto, tipo il suo Cesare. Comunque lei si deve sacrificare per il suo datore di lavoro, anche perché se Cesare non ottiene la grazia, qui chiudiamo tutto e lei torna a spasso. Vabbè, e poi cosa dico io, giudice Seneca? Io queste cose non le ho mai fatte. Non hai capito, non devi proprio parlare. Tu ti devi mettere i soldi nella scollatura, qua, li metti qua. Sta fermo con ste mani. Mamma, volevo salvare papà. No? Vabbè, senza scrianzume, su. Allora, dicevo, il malloppo lo metti là, nella scollatura. Entri, lo fissi e dici, la vogliamo dare sta grazia all'avvocato Appio? E lentamente tiri fuori i soldi. Lui si turba. Che fa? Si turba, la vede, si turba. Deglutisce, quando ha deglutito è fatta, gli dà la grazia, eh? Ma perché, signora, non ci va lei dal giudice Seneca? È perché se ci va mamma, col fisico che c'ha, carcerano pure a lei. Carino, quanto sei carino. Te piasse in corpo. Ma so obiettivo. No? Ma state zitto, va. Vabbè, io ci sto. Però se il mio amico non mi ricompra più la pelliccia, lei mi deve garantire che suo marito me la ricompra alla fine del decimo mese delle feste. Giuro su Gesù. Mamma, ti mettono in croce? Mi è venuto, è proprio spontaneo, mi viene. Per Diana, ma come sei bella. Ma che libidine, sei la fine del mondo. Allora, giudice Seneca, vogliamo graziarlo all'avvocato Appio, sì o no? Ma non parlarmi di quel pirla lì. Cosa ti fissi? Mi fai calare la tensione erotica, dai. Scusi, giudice, ma lei sa quanti sono questi? 5.000 sesterzi. Praticamente una pelliccia di coniglio selvatico, pagata 15.000, o così mi han detto. Io sono interessato al salvadanaio, non ai sesterzi. La libidine è lì. Bella. Forse non ci siamo capiti. Io le sto offrendo 5.000 sesterzi in cambio della grazia per l'avvocato Appio e Salvatore Pitagora. Ma qui si è girato il mondo. No, dico, scusa, una volta si offriva denaro a colei che si spogliava. Adesso invece è la Gaffi che offre denaro al macio. Il massimo dell'eccitazione. Anzi, ti dirò che sono già in libidine, amore. Eh no, un momentino, senza prescia. Io le offrivo del denaro, mica il resto. Porco cane schifoso, mannaggia me se. Stia buono, Pitagora. Se quello si accorge che lei è il padrone di casa, siamo rovinati. Ma le pare posso stare qua a guardare questo lato che mi sta scassando a botto, mi sta scassando. Forza maggiore, noi non siamo più quelli di prima, siamo due evasi, due della mala. Della mala sorte. Oh, ma poi io una compare niente, venite a dare la mano a butta giusta, porta, forza. Eccoci, Puzzoni, stiamo arrivati. Piano, piano, oh, facciamo piano. Ma che piano? Spingi, spingi, ma che te frega? Dai, ma siamo sicuri che non c'è nessuno in casa? Tu ricordi che ti ha detto Scianci? Che il settimo dì, questi vanno a scena fuori. Potremmo andare tranquilli, ci sono problemi. Belli fessi. Intanto così noi gli svuotiamo casa. Che? A voi, becche adesso sacco. Ma riga, io vado a cercare la cassa forte. Intanto voi ripulite il suo salone. Avvocato, che fa? Ah, ripulisco, non per forza, non tocca stare, oh, no. Ma che sta facendo? Vogliamo farci scoprire. No, questo è un ricordo di mia nonna, no. Scusi, Pitagora, a me mi hanno rubato, perché a lei no? Ma non è la stessa cosa. È che io sono più fesso di lei. No, guarda, io chiamo i pretoriani adesso. Così ci arrestano. Io non sopporto, sono preso a casa mia, non so. Mannaggia, sto siciliano mica la trova la cassaforte, i sant'anni scorsa. Non ce n'è forse cassaforte, perché quello è furbo, siciliano furbo. Sì, ma mo' siciliano furbo gli lascio un ricordino nel letto che quando ritorno a casa si fa motorizzato. Che fai? Gli adoro il letto come cesso. Ma che sei pazzo? Ma che schifo! Ma che te frega? Io non me ne vado. Ma dove? Vieni qua. Ah, proprio lei cerca. Bene, c'è anche l'avvocato. Cercavo pure lui. Noi ci arrendiamo, non opponiamo resistenza. Guardi Appio che non siamo mica venuti per arrestarvi, anzi, ho qui l'ordine di scarcerazione immediata per lei e per il dottor Pitagora, firmato dal giudice Seneca. Ma veramente? Ma allora è riuscito il piano? È il trionfo della pelliccia di coniglio. Da questo momento siete liberi! Pazzone, dai! Chi siete? Un birbaccione. Voleva rubare a casa mia e voleva fare pure le... Schifo! Ma che, questa è casa tua? Sì, bastardo! Portasci tua, ma così non vale! Ah, tu sei Proiettis Romolo, eh? Ho visto l'identikitus. Ah, dottore, mi dichiaro prigioniero politico. Sì, e io dichiaro che sei in gran fiodana troiana. Commissario Galì, a casa del suo complice Ciancica troverete la rifurtiva rubata a casa mia. Che colpo!
minimo minimo a sto giro mi fanno queste ore. Scusate un po', ma voi due che ci stavate a fare qua dentro col ladrone? Rubavano. Cioè, lei rubava in casa sua stessa propria medesima di lei? Ma io non volevo, è stato l'avvocato... No. Era un magheggio. Noi abbiamo attirato il birbaccione nella trappola e l'abbiamo incastrato, ha capito? Ciao, Core, fate una bella vacanza al gatto! Ansioso! Via, fuori, fuori! Bentornati a casa! Evviva! Un brindisi! Papà, Arpuzzone puzzava davvero! Beh, insomma, un po' di odore di gorgonzola se lo portava addosso. Concetta, come ti sei comportata durante la mia assenza? Sempre chiusa in casa, fui... Brava, e tu come ti comportasti? Benissimo, nulla vidia, nulla cercai. Ma come pare? Che ce ne devi? Papà, lo sai che per colpa tua ho litigato con Marco Seneca? Mi dispiace, amore, che te posso fare? Vabbè, non fa niente, tanto è uno scemo. Alessia, non ti permetto di parlare così del figlio del giudice che ha salvato la vita di tuo padre e del signor Pitagora. Vabbè, tanto prima l'aveva rovinati. Sì, ma dopo li ha salvati. I giudici vanno rispettati, persone serie sono. Bentrovati e viva la libertà. Buonasera, giudice Seneca. Ave, signorina Poppea, e grazie di tutto. Mo grazie di che cosa? È stato un piacere. Due paroline in privato. Prego, cara. Che c'è, Giulio? C'è che la tua segretaria mi sta spolpando vivo. Gli è da giù, eh? Alla grande, però abbina il business col sesso. Ma dai, poveretta, si è pure venduta la pelliccia per dare sessersi a te. Appunto, però ne ha preteso un'altra che costa il doppio. In più, gioielli come se piovesse. E poi si è esaltata, si è montata la testa, vuole l'appartamento in centro. NCS, non ci siamo. Caro Cesare, se tu domani mattina non me la togli dalle balle e la riassumi nel tuo studio, io ti condanno ai lavori forzati a vita. Alle saline, recepito? Che voleva Seneca, altri soldi? No, me voleva raccomandare una. Beh, tu accontenta, non si sa mai. Va bene, secondo me bisognerebbe inventare un calice più trasparente per vedere quello che c'è stato. No. Prima bisogna inventare una materia che non si rompe. È plastico. La chiamiamo plasticus? Il solito cose vostre, scemo una taggene. Maestro, a me l'idea del plasticus non dispiace. Per non saperne leggere né scrivere, io depositerei il brevetto. Dammi 5. Augustus erat Gallia divisa in parte stress, Poppi Poppi pulcherrima dea, lei era la dea Poppea. Traffico, sfighe, armi, lettighe, notti sbrave e barbare. Ave Cleopatra, quo vadis you? Hello Benur, hello Benur. SPQR toga, SPQR body, SPQR toga, notti imperiali. Rappus, l'impero adesso vuole solo Rappus, col cellulare in diga tutto Rappus, madrone e minigonna fanno Rappus, si balla coi calzari questo Rappus, su radio marmo 100 miglia Rappus, e l'uomo ragno mitico fa Rappus, l'imperatore schiavo del suo Rappus, Rappus! SPQR toga.